Ciao a tutti da Coach Gabri, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio condividere con voi quella che ormai da tempo è la mia strategia vincente per massimizzare i risultati fisici dopo l'allenamento, quindi con il pasto post-workout. Tra l'altro colgo l'occasione per festeggiare insieme a voi un mio piccolo traguardo. Infatti sono diventato ufficialmente Nutrition Coach tramite Precision Nutrition. Questo vabbè è il libro, uno dei libri degli esami, e ormai è ufficiale, sono certificato, come vedete anche ora nella mail. L'attestato arriva direttamente dal Canada, quindi già ci metterebbe un po' in più in questo periodo, lasciamo solo immaginare quando arriverà, però sarà in quel momento, festeggerò ancora insieme a voi. Detto questo, torniamo all'argomento principale del nostro video, che è quello di capire quali sono le idee generali migliori da seguire nel pasto post workout, quindi cosa mangiare dopo l'allenamento. Piccola premessa, questa che vi fornirò non sarà una dieta da seguire alla lettera che va bene per tutti, ma sono delle indicazioni, delle linee guida fondamentali basate, diciamo, su due pilastri fondamentali. Uno è la scienza della nutrizione, coinvolgo anche qua la parte di studio che ho appena finito di compiere, e due, quella che è la mia esperienza personale, quindi cerchiamo di mettere insieme la parte teorica e la parte pratica. Bene, fatta questa premessa, possiamo iniziare. Ma prima, vai! Allora, al momento dopo l'allenamento, generalmente entro 2 ore, quello che viene conosciuto anche come finestra anabolica, è il momento migliore in cui possiamo andare a sfruttare l'assunzione di nutrienti per lavorare sulla nostra composizione corporea. È qui che dobbiamo andare ad agire a livello di timing. Questa fase è fondamentale perché appena dopo l'allenamento i nostri muscoli sono sensibilissimi agli zuccheri. E non solo, anche le scorte di glicogeno intramuscolare sono state svuotate dal nostro allenamento, dalla nostra attività fisica. Per questo motivo è fondamentale e molto importante che il post-workout sia il pasto caloricamente più denso, che sia molto ricco in carboidrati e che abbia una buona dose di proteine, non per forza altissima. Mentre sarebbe meglio tenere i grassi più bassi. Ok, poi faremo una parentesi su questo. Alcuni esempi, sicuramente se volete mangiarvi un bel piatto di pasta, questo potrebbe essere il momento migliore della giornata, se no generalmente consiglio sempre degli alimenti come riso, patate dolci, vado pazzo, farro, couscous, bulgur, eccetera. Quindi, però ripeto, se volete mangiare il posto bel piatto di pasta, questo o il pane, il panino, questo è il momento migliore della giornata, parlando ovviamente di fonte di carboidrati. Per quanto riguarda le proteine, meglio dei tagli magri, okay? Quindi io generalmente vado proprio di tacchino e pollo la maggior parte delle volte. Se mi capita di mangiare del tonno in scatola, è quello al naturale, o comunque uso l'albume. Generalmente se faccio delle uova, magari faccio una mix, un uovo solo e tanto albume insieme, giusto per non lasciare albume da solo, che magari sa di poco fra virgolette, anche se è speziato. Non carico adesso tanto con uova intere, perché è proprio per il contenuto di grassi del tuorlo d'uovo, che ripeto non è assolutamente un male, anzi è la parte che contiene più nutrienti, ma non è in questo momento che la voglio andare a inserire nella mia alimentazione. In questo momento la questione invece frutta, visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto, è da farci una parentesi, nel senso che usare più che altro come fonte di carboidrati la frutta in questa fase sarebbe andare un po', fra virgolette, a sprecare questa finestra anabolica, nel senso che se il mio obiettivo è quello di andare a costruire massa muscolare o comunque dare più tono ai muscoli, lavorare sulla composizione corporea, il fruttosio viene assimilato soprattutto dal fegato,
ok? Quindi va a far parte, diciamo, del glicogeno epatico e non di quello intramuscolare. Quindi in questa fase avrò bisogno più che altro di glucosio, quindi un altro tipo di zucchero, quindi per questo van bene i carboidrati a cui facevo riferimento prima, anche ad alto indice glicemico. Va bene ad alto indice glicemico in questa fase, anche se abbiamo dei picchi di insulina, proprio perché il nostro corpo in questo momento, soprattutto se siamo allenati da tempo e quindi il nostro corpo è abituato a questo, va a sfruttare questi picchi di insulina, se programmati in maniera corretta, nel miglior modo possibile, andando a lavorare proprio sulla composizione corporea, migliorando la composizione muscolare. Se fosse che mi alleno magari la mattina, metà mattina o metà pomeriggio, quindi diciamo entro 2 ore dopo la fine dell'allenamento, arrivo all'ora di pranzo, all'ora di cena, il mio consiglio è tenere direttamente quello come pasto post workout, quindi il pranzo e la cena, nei calibri che abbiamo detto adesso, no? Quindi più che altro tanta scorta di carboidrati e un buon quantitativo di proteine. Fra poco vi dirò anche come metterli a livello di rapporto. Se invece dovessi allenarmi, per dire, subito nel primo pomeriggio oppure alla mattina presto e poi voglio fare una colazione o uno snack come pasto post workout, possono andare bene anche i cereali classici, okay? Tipo cornflakes, cereals, per fare dei nomi, sfruttando appunto, come dicevamo prima, il loro alto indice glicemico e il loro alto quantitativo di zuccheri, soprattutto se abbinato ad una fonte proteica, che può essere per esempio lo yogurt greco, oppure se voglio farmi, sono un nostalgico della tazza di cereali, potrei fare appunto tazzone di cereali con un bel bicchierone di latte e 1 o 2 scoop di proteine. In tal modo non è latte da solo, ma anche un latte proteico, e riusciamo a mettere insieme carboidrati e proteine nel momento in cui il nostro corpo le richiede di più. Anche se, per inciso, io comunque consiglio sempre di utilizzare fonti più integrali possibile, più di cibo vero e meno raffinato possibile, però è un'ipotesi che si può prendere in considerazione assolutamente, soprattutto, come dicevo, se avete una buona esperienza di allenamento. Dicevo del rapporto carboidrati proteine, consiglio generale, poi ripeto, prendete tutto con le pinze e soprattutto tutto va adattato alla singola persona, alle singole esigenze della persona, al tipo di allenamento che la persona svolge, al tipo di stile di vita, di attività fisica e quant'altro, ma a livello di indicazioni generali molto efficaci, il rapporto da seguire sarebbe quello di 1 grammo di proteine ogni 3-4 grammi di carboidrati per il pasto post workout. Perché abbiamo un alto quantitativo, così alto quantitativo di carboidrati in rapporto alle proteine? Perché in questo modo il corpo percepisce una buona quantità calorica e quindi di energia dalla parte dei carboidrati, quindi va a riempire le riserve di glicogeno, eccetera, si sfama, e le proteine in quantitativo proteico che stiamo dandogli invece viene utilizzato per la sintesi muscolare, quindi per la costruzione dei muscoli, la riparazione dei tessuti, e quindi andiamo proprio ad agire in maniera precisa sulla ricomposizione corporea e sul fatto di andare a costruire appunto massa muscolare, tonificare e non dare adito allo sviluppo di massa grassa. Torniamo con la piccola parentesi che dicevo dei grassi, che comunque i grassi buoni sono fondamentali in una dieta sana, vanno semplicemente inseriti magari in altri momenti della giornata, in altri contesti. Meglio tenerli più bassi nel pasto post workout, sia per non creare dei conflitti nell'assimilazione dei nutrienti, quindi nell'assunzione di carboidrati subito dopo l'allenamento, ma anche per non eccedere a livello calorico, perché i grassi sono cibi caloricamente densi, quindi se sono lì a stare attento alla parte calorica, alla parte dell'introito calorico, magari senza accorgermene, semplicemente condendo un po' di più il pasto, vado ad impennare il mio introito calorico e non sono così preciso nell'assunzione dei miei nutrienti per massimizzare i miei risultati nel timing del post workout. Anche qui però va detto, se sono una persona molto attiva, che pratica molto sport, o comunque ho bisogno per mille motivi di avere un fabbisogno calorico molto elevato, allora ci sta che io alzi anche la mia quota calorica nel post workout con delle fonti di grassi. Però era sempre appunto per tenere un discorso con delle indicazioni generiche precise.
quindi andrà bene inserirne, ma lasciando sempre il rapporto minore rispetto a quello di proteine e carboidrati, per i motivi che abbiamo visto adesso. Nella mia esperienza, generalmente sono abbastanza metodico, ho la mia routine. Il mio post workout preferito generalmente è un bel piattone o mappazzone, come dice Mari, di riso o couscous a volte, la maggior parte delle volte, o patate dolci in particolare, perché le adoro, con delle verdure a parte e il taglio proteico, che sono appunto, come dicevo prima, nella maggior parte dei casi petto di pollo o tacchino. Se invece è una merenda, diciamo, il mio post workout preferito è assolutamente il frozen porridge, che mi preparo con grande gioia ogni volta. Semplicemente faccio una base di avena, fiocchi d'avena, mista a farina d'avena, i prozis, un strato intermedio di yogurt greco, generalmente con un po' di stevia, comunque del dolcificante naturale, e sopra una bella patina di cremina di cacao. È veramente buonissimo. Se poi volete extra proteine, vi consiglio di aggiungere un cucchiaino di proteine in polvere, oppure se avete bisogno di quel extra boost di energia, una bella spruzzata di miele o di sciroppo d'acero. È veramente è un pasto eccezionale. Bene, spero che questo video vi sia stato utile con queste indicazioni. Mettetele in pratica nei vostri post workout e vedrete che avrete dei benefici incredibili a livello di composizione corporea e di incremento della massa muscolare. Tra parentesi, ora potete trovarmi e contattarmi anche sul nuovo sito www.coachgabri.it. Trovate anche il link in descrizione e trovate anche tanti articoli che comincerò a mettere più di frequente, sempre relativi al tema fitness, alimentazione sana, allenamento e appunto stile di vita sano in generale, e altre informazioni ancora, ovviamente. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Coach Gabri.